Via della Seta, Italia e Cina firmano gli accordi. Salvini a Tria, firmi i rimborsi, mi sono rotto le palle. Siria, sconfitto l'ISIS, liberata l'ultima roccaforte. Firmati oggi a Villa Madama gli accordi istituzionali e commerciali tra Italia e Cina sulla Via della Seta. La sottoscrizione del memorandum tra i competenti ministri italiani e cinesi e le imprese dei due paesi è avvenuta alla presenza del presidente del Consiglio Conte e del presidente cinese Xi Jinping. Poi il pranzo e la partenza di Xi verso Palermo. Mi sono rotto le palle, oggi lo dirò al ministro dell'economia, così il vice premier Matteo Salvini interviene sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Il MEF ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti, ha incalzato Salvini, stanno aspettando la risposta dell'Europa, ma i risparmiatori non possono aspettare tempi e dubbi dell'Europa. I decreti li deve firmare Tria e io gli chiedo di farlo. Sconfitto l'ISIS in Siria, Baghouz, l'ultima roccaforte dello Stato islamico nel paese, è stata liberata. Lo hanno annunciato le milizie curde appoggiate dagli Stati Uniti. Le forze democratiche siriane, ha scritto su Twitter il portavoce Bali, dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto Stato islamico e la sconfitta territoriale al 100% dell'ISIS. In questo giorno unico commemoriamo migliaia di martiri, i cui sforzi hanno reso possibile la vittoria. Beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dai carabinieri di Corleone agli eredi di Totò Riina. I beni confiscati, per lo più capitali reinvestiti in diverse attività imprenditoriali, erano stati già sequestrati nel luglio del 2017, ma il Tribunale di Palermo ha confermato che gli investimenti eseguiti nel tempo sono avvenuti in uno stato di profonda sperequazione, il cui saldo finale progressivo ammonta a ben 448.000 euro. E questa è la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci.